E in questo romanzo Montalbano è alle prese con dei politici. Cioè, questo romanzo è un romanzo che già 4-5 anni fa, certo che dopo Mani Pulite, però denuncia, vede la continua corruzione, o almeno come la corruzione continua in Italia, come ne abbiamo prova anche in questi giorni, diciamo in questi ultimi mesi. Ecco, è un romanzo contro la corruzione ed è un romanzo che vince i corrotti, ma forse perché è solo un romanzo. Andrea Camilleri nacque il 6 settembre del 1925 a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Studiò per 5 anni in un collegio vescovile, da dove si dice che fu espulso per aver lanciato delle uova su un crocifisso. Ottenne poi comunque la maturità nel 1945, però senza tenere l'esame perché in quel periodo c'erano stati dei bombardamenti, naturalmente a causa della guerra. Nel 1942 iniziò la sua carriera di regista teatrale. Fu il primo, per esempio, a portare Beckett in Italia nel Teatro dei Satiri di Roma nel 1958. In quello stesso periodo venne assunto in Rai e sposò Rosetta dello Siesto, da cui ebbe ben 3 figlie. Nonostante le prime difficoltà, ebbe comunque un notevole successo come scrittore, soprattutto grazie al suo collana, come noi tutti ben sappiamo, dei libri dedicati al commissario Montalbano. Da appunto questa serie di libri è stata dedicata anche un'omonima serie TV che viene trasmessa su Rai 1 con come protagonista l'attore Luca Zingaretti, appunto nei panni di questo commissario. Un esempio delle novelle più famose sono La pazienza del ragno e La luna di carta. Fino ad oggi questi libri sono stati tradotti in ben 120 lingue e venduti più di 100 milioni di copie. Perché secondo noi questo personaggio è considerabile un talento? Innanzitutto, una delle caratteristiche fondamentali di questo scrittore è il linguaggio commisto di italiano e dialetto siciliano. Inizialmente rispettava scrupolosamente le regole della composizione poetica in lingua italiana, ma poi, nel mezzo della sua attività teatrale, si rese conto che l'utilizzo dell'italiano avrebbe limitato le capacità espressive e la sua creatività, soprattutto nelle sue opere. Il suo linguaggio particolare si formò definitivamente quando, assistendo il padre oramai in fin di vita, gli raccontò una storia che avrebbe voluto pubblicare, ma che non sapeva come comporre in italiano, e quindi fu proprio suo padre a suggerirgli di scriverla in maniera più naturale possibile. Tuttavia, per essere compreso, non poteva certo scrivere completamente in dialetto. Quindi, a seguito di un lungo lavoro di elaborazione e perfezionamento che continua tuttora, riuscì a diventarsi un linguaggio tutto nuovo e ne risulta quindi un'armoniosa unione dell'italiano e del dialetto. La collana dedicata al commissario Montalbano ha conferito una notevole fama a livello internazionale e anche numerose onorificenze, tra cui cittadino onorario ad Agrigento e di Santa Fioria e riconoscimenti come la Alabarda d'Oro per la letteratura nel 2009 e ultimo, nel 2015, il premio Dante d'Oro dall'Università Luigi Bocconi di Milano. È stato perfino citato in un topolino, il numero 2994, nell'aprile del 2013. È presente una storia in cui Topolino aiuta il commissario Topolbano, evidente parodia appunto del celebre personaggio. E la storia è stata naturalmente supervisionata dallo stesso Camilleri.